a salvarmi. Signore, vieni presto il mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Oh Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della misericordia. Beata Vergine del Monte Carmelo, nel primo mistero luminoso contempliamo il battesimo di Gesù nel fiume Giordano. In questa decina vogliamo pregare per tutti gli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, delle più bisognose della Tua. Regina del Monte Carmelo, nel secondo mistero luminoso contempliamo il primo miracolo di Gesù alle nozze di Canaan. In questa decina vogliamo pregare per tutti i poveri. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria a Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, le più bisognose. Regina del Monte Carmelo, nel terzo mistero luminoso contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione. In questa decina vogliamo pregare per tutti gli immigrati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose. Regina del Monte Carmelo, nel quarto mistero luminoso contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. In questa decina vogliamo pregare per il mondo intero. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Santa Maria di Dio.
nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Gloria a Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose. Regina del Monte Carmelo. Nel quinto mistero luminoso contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia nell'ultima cena. In questa decina vogliamo pregare per tutti i defunti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose. Regina del Monte Carmelo, salve o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del seno tuo. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Signore pietà, Signore pietà. Cristo pietà, Cristo pietà. Signore pietà, Signore, Cristo ascoltaci, Cristo esaudicici, Cristo esaudicici. Padre celeste che sei Dio, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo che sei Dio, Santa Trinità, unico Dio, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Grazia Divina, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Senza Colpa, Madre Amabile, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine Prudentissima, Vergine degna di onore, Vergine degna di ogni lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, modello di santità, sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tempio di gloria, modello di vera pietà, rosa mistica, gloria della stirpe di Davide, splendore di grazia, arca della nuova alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani,
Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza il peccato originale, prega per noi. Regina assunta in cielo, Regina del Santo Dio, prega per noi. Dal mondo, Agnello di Dio che togli i peccati dal mondo, Agnello di Dio che togli i peccati dal mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio, siamo degni. Preghiamo. Signore, concedi a noi tuoi servi una continua salute del corpo e dello spirito e per l'intercessione gloriosa di Maria, sempre Vergine, liberaci dai mali della vita presente e donaci il grado dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore. Amen. Per le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre. Per tutti i defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda della luce perpetua, possono in pace. Amen. Regina del Monte Carmelo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Thank you.
Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia e ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria in excelsis Deo. Thank you.
Preghiamo. Assisti i tuoi fedeli, Signore, nel cammino della vita e per l'intercessione materna della Beata Vergine Maria, Madre e Maestra, fa che giungiamo felicemente al tuo santo monte, Cristo Gesù nostro Signore, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dei Proverbi, così parla la sapienza di Dio. Io amo coloro che mi amano e quelli che mi cercano mi troveranno. Presso di me c'è ricchezza e onore, sicuro benessere ed equità. Il mio frutto val più dell'oro, del loro vino, il mio provento più dell'argento scelto. Io cammino sulla via della giustizia, per i sentieri dell'equità, per dotare i beni di quanti mi amano e riempire i loro forzieri. Beato l'uomo che mi ascolta, vegliando ogni giorno alle mie porte, per custodire attentamente la soglia. Infatti, chi trova me trova la vita e ottiene favore dal Signore. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: i puri di cuore abiteranno nella casa del Signore. I puri di cuore abiteranno nella casa del Signore. Signore, chi abiterà nella tua tenda? Colui che cammina senza colpa, agisce con giustizia e parla lealmente. Chi non dice calunnia con la sua lingua? I puri di cuore abiteranno nella casa del Signore. Non fa danno al suo prossimo e non lancia insulto al suo vicino. Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, ma ora chi teme il Signore? I puri del cuore abiteranno nella casa del Signore. Chi presta denaro senza fare usura e non accetta doni contro l'innocente, colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre. I puri del Signore abiteranno nella casa del Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità, predestinandoci a essere suoi figli adottivi, per opera di Gesù Cristo, secondo la sua volontà. E questo, a lode e gloria della sua grazia, che ci ha dato nel suo figlio diletto. In lui siamo stati fatti anche, essendo stati predestinati, secondo il piano di colui che tutto opera efficacemente, conforme alla sua volontà, perché noi fossimo all'ode della sua gloria, noi che per primi abbiamo sperato in Cristo. Parola di Dio. Beata, o Vergine Maria, custodivi la parola di Dio meditandola nel tuo cuore. Oh.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre Gesù parlava ancora alla folla, sua madre e i suoi fratelli, stando fuori in disparte, cercavano di parlargli. Qualcuno gli disse: «Ecco di fuori tua madre e i tuoi fratelli che vogliono parlarti». Ed egli, rispondendo a chi lo informava, disse: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?» Poi, stendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre ed ecco i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è per me fratello, sorella e madre». Parola del Signore. Innanzitutto, carissimi fratelli e sorelle, siate benvenuti in questo oratorio dedicato alla Madonna del Carmine. Certo, un benvenuto tutto particolare a coloro che ci ascoltano e ci seguono attraverso Teletrio. Questo rapporto con Teletrio l'abbiamo iniziato di San Giuseppe, in un contesto molto triste, di pieno deserto, infatti durante la messa in onore di San Giuseppe nella Chiesa Madre non c'era nessuno. Oggi, ecco, a distanza di qualche mese, grazie a Dio possiamo godere della presenza, della fede e della preghiera di una parte del popolo di Dio. È un momento di gioia, anzi, questa nostra celebrazione è proprio il coronamento di un cammino di 9 giorni che ci ha portato non solo a guardare con occhi ancora più confidenziali, più fiduciosi, la Beata Vergine Maria, ma attraverso il dono delle Sacre Scritture a rafforzare all'interno della società in cui viviamo la nostra testimonianza, la nostra identità cristiana. Ebbene, ecco, oggi il formulario della Messa è proprio quello dell'ordine carmelitano. Certo, le è stato dato il titolo di Maria Madre e Maestra Spirituale, però in altri termini è il formulario della Madonna del Carmine o del Monte Carmelo. E la Madonna ci viene additata, ci viene proposta dalla stessa liturgia e possiamo dire anche dallo stesso Signore come madre maestra, perché con la forza del suo amore ci conduce alla carità perfetta. Carità che significa un amore profondo, sincero, sia nei riguardi di Dio, perché della Santissima Trinità Maria è la figlia del Padre, è la madre del Verbo, è il Tempio dello Spirito Santo. Ma questo amore per Dio non è fine a se stesso, non è sterile, è un amore proteso, quindi in tensione, in relazione verso l'altro. E quindi la carità perfetta significa che oltre ad aver amato il Signore, Maria ha servito il Signore nei suoi fratelli, ovvero, ecco, basti ricordare la permanenza e il servizio nella casa di Elisabetta, dopo che ebbe ricevuto dall'angelo l'annuncio della maternità straordinaria di Elisabetta. Ma pensate anche alle nozze di Cana, quando al figlio dice non hanno più vino. E solo chi si addentrava nelle cose poteva rendersi conto di questo. Ma pensate anche durante il periodo, durante le ore della passione, e in maniera particolare pensate proprio dopo gli eventi della passione, in attesa del dono dello Spirito Santo,
Maria ha tenuto unita la comunità, ha pregato con loro, è stata colei che ha detto parole di consolazione, parole che potessero riaccendere la speranza, l'amore e soprattutto ricordare la missione che il suo amato figlio Gesù aveva affidato al collegio apostolico. Allora, ecco, alla luce di tutto questo, Maria è maestra perché con il suo esempio ci insegna il timore di Dio. Questo timore di Dio non va inteso come paura di Dio. No, è proprio il contrario. Il timore di Dio ci invita a riconoscere l'onnipotenza, l'onniscienza, l'onniveggenza, la grandezza di Dio. E nello stesso tempo ricorda a noi che siamo creature finite e che se vogliamo operare quelle grandi cose che Maria ha operato e che Gesù ha detto che avrebbe operato chi avrebbe creduto in Lui, occorre soltanto affidarsi a questo timore del Signore e chiedere a Lui che porti a compimento quello che ha iniziato in ciascuno di noi al momento del battesimo. La Madonna è maestra anche perché, come modello di vita evangelica, ci insegna la priorità dell'amore e ci insegna come amare. Amare come il Signore Gesù. Un amore senza calcoli, ma soprattutto un amore che, impastato o innervato di preghiera, di dialogo con il Signore, sa sanare e beneficare quanti vengono a bussare alla porta del cuore. E questo noi lo possiamo fare nella misura in cui maggiormente è forte e acceso il desiderio di Dio. Vogliamo Dio? Vogliamo Dio dentro di noi? Vogliamo essere il contenitore di Dio? Allora dobbiamo permettere al Signore, attraverso la sua parola, attraverso la sua grazia, farci plasmare, farci lavorare, come ci ha ricordato poi la prima lettura di ieri sera. La Madonna è madre che invita a salire i figli sul monte del Signore, che è Cristo. Questo monte deve costituire la parte più alta di vicinanza al Signore. Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto cielo e terra. Il monte indica il punto più alto, ma anche il punto di maggior contatto, quindi con il cielo e quindi con il Signore. E non è un caso che questi santi eremiti nel XII secolo abbiano scelto il Monte Carmelo per dare vita proprio all'ordine carmelitano, cioè a una vita monastica, eremitica meglio, di preghiera sotto presidenza della Madonna. Poi non dobbiamo dimenticare che il Monte Carmelo indica anche il luogo della fede purificata, del riconoscimento della presenza, della trascendenza del Signore. Basti ricordare, citare il ciclo di Elia, quindi Elia che uccide i profeti di Baal e riconduce Israele al vero culto del Signore. La Madonna è madre perché ci invita a trovare la sapienza, proprio come ci ha ricordato il libro dei Proverbi.
quella sapienza che non è tanto la conoscenza dei libri. Diceva San Bonaventura che il Cristo crocifisso è il libro della sapienza e della scienza di Dio. E quando San Bonaventura scriveva le sue opere, baciava ripetutamente un crocifisso, tanto che quel crocifisso addirittura si annerì per i baci che il santo vescovo, il santo dottore, aveva dato. E la pagina della prima lettura ce lo ricorda: beato l'uomo che mi ascolta, vegliando giorno e notte alle mie porte per custodire attentamente la soglia del cuore. Ogni giorno, fratelli carissimi, attraverso la grazia, attraverso la meditazione, attraverso la preghiera, dobbiamo vegliare la soglia del nostro cuore, perché, ecco, non entri nessun tipo di sporcizia, perché la polvere non sporchi l'interno, cioè il peccato non intacchi la luminosità e la pulizia degli interni che lo Spirito Santo ha fatto. La Madonna è madre in quanto, avendoci tutti ricevuti come figli presso la croce, protegge col suo aiuto e assiste con la sua intercessione materna. Ho ripetuto tante volte, la funzione della Madonna non è quella di offuscare o ostacolare la redenzione di Cristo. Chi si affida veramente alla Madonna, chi è devoto autenticamente della Madonna, sa che ella porta inevitabilmente alla Madonna, o meglio, la funzione di Maria non offusca minimamente la figura di Cristo Redentore. Anzi, la Madonna è un valido aiuto, un sostegno per coloro che vogliono raggiungere la salvezza, in quanto la funzione di redentrice o di corredentrice della salvezza è sempre subordinata a Cristo Signore e suo Figlio. Quindi, se la Madonna e la seguiamo, non dobbiamo minimamente dubitare del nostro rapporto, della nostra filiale devozione. Ma la Madonna è anche la più eccelsa contemplativa, perché non solo perché Maria custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore, come ama sottolineare l'Evangelista Luca, ma perché c'è un filo molto forte che lega la Madonna a Gesù e Gesù alla Madre. San Paolo, possiamo dire che Cristo era in Maria per il mistero dell'incarnazione, quindi si è formato nell'utero, nel grembo della Madonna. Ma anche Maria era in Cristo attraverso la virtù della fede. Beata tu che hai creduto, o beata a quelle cose che si realizzeranno a suo tempo. E lo dice Sant'Agostino. Maria si è beata perché è madre di Dio, ma è ancora più beata perché ha avuto fede. Questo legame, questa sottolineatura la fa la più grande contemplativa. Maria è allora lo specchio della Santissima Trinità. Chi la ama, chi la guarda, chi la imita autenticamente vedrà in lei le tre persone della Santissima Trinità. E poi, ecco, Maria è contemplativa
anche per un'affermazione che Paolo fa nella lettera ai Colossesi. E Paolo scriveva: in Cristo sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della scienza, come vi dicevo prima. E poiché Cristo era in Maria, inevitabilmente ha comunicato alla madre sua, anche per il piano di redenzione di Dio Padre, ha comunicato a lei tutti i tesori della sapienza e della scienza. Vedete allora come ci riagganciamo alla pagina della prima lettura. Chi trova me trova la vita e ottiene il favore dal Signore. Ecco, allora, carissimi fratelli e sorelle, alla luce di questa brevissima ma anche superficiale meditazione, noi, ecco, comprendiamo il grande valore della presenza della Madonna all'interno sì della Chiesa come istituzione, ma anche della presenza della Madonna nella vita di ciascuno di noi. Possiamo avere tante devozioni, pur lecite, ottime, convenienti, opportune, ma certamente la più importante è proprio quella verso la Madre di Dio, perché veramente tenendo stretta la mano di Maria, noi abbiamo, e lo sottolineo, la certezza di non cadere, e se anche stiamo lì per incespicare, per inciampare, quella mano materna ci prenderebbe, ci solleverebbe, e il dolore o comunque le conseguenze della caduta sarebbero meno nocive. D'altronde, voi, soprattutto donne, voi mamme, lo avete fatto sempre con i vostri bambini, tenendoli per mano mentre cercavano di svincolarsi. Se stavano per cadere, il primo gesto era quello di ritirare la mano, di tenerli in modo che non cadessero, o mi sbaglio? Ebbè, la stessa cosa, quello che avete fatto voi nel piccolo, nell'ambiente circoscritto dei vostri figli, che adesso sono grandi, la Madonna lo compie nei riguardi di ciascuno. E allora noi guardiamo a lei, rinnoviamo innanzitutto la nostra gratitudine alla Trinità per avercela data come madre, e lo sentiremo anche nel prosieguo della liturgia, ma nello stesso tempo a lei vogliamo affidare la nostra identità cristiana, perché possiamo splendere nel mondo, splendere negli ambienti della nostra vita come astri, come stelle, cioè far luce, essere un punto di riferimento e veicolare a Cristo salvezza e redenzione del suo popolo. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo, sempre
Cristo è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno risuscitato secondo le scritture, e salito al cielo siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, che possiede il Padre dal Figlio, e con il Padre il Figlio l'ha glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una santa cattolica apostolica, professo un solo battesimo, fratelli e sorelle carissimi, Maria, accogliendo liberamente e totalmente l'azione dello Spirito, è diventata per tutto il popolo cristiano segno di consolazione e di sicura speranza. Preghiamo insieme, diciamo, per intercessione della Beata Vergine Maria, ascoltaci Signore. Per intercessione della Beata Vergine Maria, ascoltaci Signore. Per la Chiesa, perché sotto la protezione della Beata Vergine Maria sia vigile e attenda nel discendere le grazie che provengono da Dio, preghiamo. Per la confraternita del Carmine, perché affidandosi alla sua celeste padrona sia di esempio per coloro che zelano il culto alla Beata Vergine Maria, preghiamo. Per intercessione della Beata Vergine Maria, ascoltaci, Signore. Per quanti indossano lo scapolare della Beata Vergine Maria, perché siano consapevoli che essa rappresenta un altro modello di vita, preghiamo. Per la nostra comunità parrocchiale, perché si affidi sempre a Maria nel suo cammino di fede, preghiamo. Per l'intercessione della Beata Vergine Maria, ascoltaci, Signore. Per tutti i fedeli defunti e in particolare per quelli iscritti alla confraternita, perché la Madonna li accompagni nel loro cammino verso Cristo, preghiamo. Per l'intercessione della Beata Vergine Maria, ascoltaci, O Signore, invano lavoriamo e disperdiamo le nostre fatiche se manca il soccorso della Tua mano potente. Tu che hai benedetto la fede di Maria, aiutaci con la grazia del Tuo Spirito a costruire la nostra casa sulla roccia della Tua volontà. Per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i doni che ti offriamo e per l'intercessione della Vergine Maria che ci illumina con il suo esempio e ci protegge con il suo aiuto, fa che fedeli agli impegni del battesimo serviamo con tutto il cuore te e i fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con in alto i nostri cuori. Vostra, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella festa della Beata Sempre Vergine Maria. Intimamente associata al mistero di Cristo Redentore, continua a generare con la Chiesa nuovi figli che attira a te con il suo esempio e con la forza del suo amore conduce alla carità perfetta. Alla sua scuola riscopriamo il modello della vita evangelica, impariamo ad amarti sopra ogni cosa con il suo cuore e a contemplare con il suo spirito il tuo Verbo fatto uomo per servirlo con la stessa sollecitudine nei fratelli. E noi, uniti ai cori degli angeli, cantiamo esultanti l'inno della tua lode. Veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente. Manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse:
Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. Nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore, riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, Santa Elia, San Simone Stock e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Filippo, il collegio episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa tua famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza
e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Raccomando di venire all'altare per la Santa Comunione uno alla volta, senza creare fila o confusione nel corridoio centrale.
preghiamo. O Padre, che alla mensa dei santi misteri ci hai nutriti del corpo e sangue del tuo Figlio, fa che nella fedele imitazione delle virtù di Maria viviamo in continua comunione con te, per testimoniare al mondo le meraviglie del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Vergine del Carmelo, noi per onorarti nel giorno della tua quest'anno siamo qui riuniti nella nostra confraternita per lodarti e festeggiarti. Un anno particolare causa il virus che ha portato via tante persone. Preghiamo per le loro anime. Intenso e profumo nella preghiera, nell'insegnamento del Vangelo che porta sempre frutti spirituali, nonostante la crisi che attanaglia le nostre famiglie. Quest'anno siamo riusciti con l'aiuto di tutti a festeggiarti degnamente, noi tutti con fratelli e con sorelle, popolo di Dio. Siamo qui spinti della nostra devozione verso di te, Madre del Carmelo, e ti imploriamo di aiutarci, sempre e specialmente nei momenti più complessi che si presenteranno durante la nostra strada. In questo momento di crisi mondiale che le nostre società stanno attraversando, per la mancanza di lavoro, per tanti profughi che sbarcano in tanti paesi diversi in cerca di situazioni migliori. Madre Santa, tu sai che un individuo che perde il lavoro viene annullato nella sua dignità. Oggi, nel giorno della tua festa, ti preghiamo perché tutti abbiano il lavoro. Ti affido la nostra confraternita che, grazie all'impegno e al sacrificio economico di tutti i confratelli e consorelle, anche quest'anno è riuscita a rendere sempre più decorosa la tua festa. Beata Vergine, benedici le nostre consorelle e i nostri confratelli che si sono prodigati nei servizi della confraternita. Voglio pregarti per il nostro padre spirituale Don Alessandro, al quale siamo molto legati. Aiutalo ad essere sempre per noi esempio e guida credibile verso la via che porta al tuo Figlio Gesù. Preghiamo per gli ammalati del nostro paese affinché abbiano il tuo conforto. Preghiamo per il gruppo liturgico, il quale si è prodigato sempre per la riuscita di queste novene. Preghiamo per la confraternita del Rosario, col quale sentiamo forte l'unità di intenti e che ci sia sempre collaborazione, come hanno sempre fatto i nostri avi. Preghiamo per tutte le associazioni che operano nella nostra parrocchia e nel nostro comune, affinché crescono sempre nel bene, per la Croce Verde, affinché dia sempre quell'aiuto a tutte quelle persone che ricorrono a loro, specialmente in questo momento critico, causa coronavirus. Beata Vergine, ti preghiamo per tutte le famiglie dei volontari che prestano la loro opera. Voglio pregarti per il sindaco della nostra comunità, per l'amministrazione comunale, che con il loro aiuto possono rendere il nostro piccolo paese un servizio teso al bene di tutti, per i carabinieri, per i vigili urbani qui presenti, che con la loro abnegazione, il loro servizio ci fanno sentire sempre più sicuri. Ti affido tutto il popolo di Dio presente in questa festa. Madre Santa, non dimenticare tutti coloro che operano per la confraternita nel silenzio e nel nascondimento, le persone che aiutano nelle pulizie della confraternita, negli addobbi dell'altare, nella gestione e in tutti quei lavori che si fanno. Grazie per aver messo a mio fianco confratelli e consorelle molto collaborative. Ti affidiamo che i confratelli e quelle consorelle che quest'anno sono tornati alla casa del Padre Celeste. Madonna del Carmine, proteggi e aiuta tutta la nostra comunità a crescere nella fede, nell'amore per Dio, per tuo Figlio Gesù e per lo Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. Vi benedica Dio Padre misericordioso, che per mezzo della Vergine Maria ci ha ridonato la grazia che Eva ci tolse.
Il Signore Gesù, che nel grembo di Maria si è fatto nostro fratello e Salvatore, risani i vostri cuori dal contagio della colpa. Amen. Lo Spirito Santo accresca in voi la grazia della fede e della beata speranza, perché sulla via del Vangelo possiate giungere alla Patria Celeste. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. E grazie a Dio. E tanti auguri a tutti. Grazie.